Nuovo appuntamento dedicato alla rubrica Nutrizione e Benessere, curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa occasione ci parlerà della relazione tra l'alimentazione e l'ipertensione. E allora, quali sono i legami che poi scatenano appunto l'ipertensione? E spieghiamo anche che cos'è per chi non lo sapesse. Sì, allora, la pressione arteriosa in effetti è la pressione esercitata dal sangue sulle pareti arteriose in seguito alla spinta data dal cuore. In genere si definisce massima il momento di contrazione del cuore e minima invece il momento di rilassamento. Di solito viene definita come ipertensione quando i valori della massima superano i 140 e quelli della minima i 90. Chiaramente c'è una terapia farmacologica che va decisa ovviamente dal medico e dal cardiologo, però accanto alla terapia farmacologica c'è comunque la possibilità di fare una terapia alimentare che ha come scopo quello di ridurre i fattori di rischio e quindi di mantenere meglio sotto controllo i valori della pressione. Tra i fattori di rischio ovviamente ritroviamo il sovrappeso, l'obesità, il fumo, la sedentarietà e anche la familiarità. Quali sono più nello specifico gli obiettivi della dieta? Sicuramente quello di ridurre il consumo del sale. Viene consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di non superare i 5 grammi di sale da cucina al giorno, che corrispondono a 2 grammi di sodio. Quello ovviamente di non fumare, quindi di muoversi di più, di fare un'attività fisica e di ridurre quello che è il sovrappeso e l'obesità. Nello specifico, tra gli alimenti sconsigliati o comunque da limitare, da ridurre, troviamo tutti gli inscatolati, i conservati sotto sale, gli affumicati, quelli messi sotto salamoia, ma anche il consumo ovviamente di insaccati, di carne rossa, mentre invece sono da preferire i cereali integrali, consumare il pesce fresco non meno di 3 volte a settimana, prediligere le carni bianche rispetto alla rossa e anche ovviamente utilizzare come condimento principale l'olio extravergine d'oliva da utilizzare a crudo. Quindi dottore, quali sono i consigli utili, oltre ovviamente a mantenere una sana alimentazione, che possiamo dare ai nostri telespettatori? Sì, sicuramente quello di non fumare, di fare attività fisica e di bere molto, senza neanche però eccedere per non sovraccaricare il cuore. Ed è importante quello di scegliere ovviamente un'acqua naturale che sia iposodica. Per essere iposodica vuol dire che deve contenere meno di 20 mg di sodio per litro. Perfetto, grazie dottore dei suoi preziosi consigli come sempre, grazie anche ai nostri affezionati telespettatori. Continuate a scrivere alla mail del nostro dottore oppure alla nostra redazione @cilentochannel.it per consigliarci nuovi alimenti e di cosa ovviamente discutere nelle prossime rubriche settimanali. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.